Buongiorno e benvenute sul mio canale YouTube Mi piace mi fa bene TV. Oggi voglio proporvi la ricetta che ho suggerito proprio un po' di tempo fa a Miracolo Italiano, una ricetta stagionale, quindi autunnale. Sono delle crocchette di zucca e miglio. E il miglio perché? Perché comunque è un cereale diverso, quindi lo facciamo anche per variare la nostra alimentazione, quindi non solo pasta, grano e riso, insomma, che sono quelli che mangiamo un po' più spesso, ma variamo ogni giorno possibilmente i cereali. Tra l'altro il miglio ha delle proprietà, insomma, fa molto bene ai capelli e unghie, e in questo periodo ne abbiamo tanto bisogno, insomma, di rinforzare anche la pelle, e il miglio è perfetto per questo. E poi anche perché ha la proprietà di legare gli impasti, quindi è perfetto in assenza ad esempio di uova o di altri ingredienti che hanno questa proprietà aggregante. Questo è il miglio, ha dei chicchi piccolissimi, vi consiglio di seguire il video perché la ricetta è veramente gustosa, piace anche ai bambini, potete proporre così, non so, le verdure come la zucca o cereali particolari come ad esempio il miglio, anche per i vostri bambini, e in genere le crocchette sono sempre ben accolte. Se volete potete preparare anche delle salse di accompagnamento. Se vi piace questo video condividetelo, mettete un like, seguitemi sui social e naturalmente anche sul blog, dove potete trovare anche delle alternative, insomma, ma certi ingredienti. Bene, io ora vi saluto, grazie mille per essere stata in mia compagnia e mi raccomando, se preparate questa ricetta e se vi è piaciuta, fatemelo sapere. Vi do un bacione e alla prossima. Ciao! Buongiorno, benvenuti in questa nuova video ricetta. Guardate che bellissimi ingredienti ho utilizzato. Allora, zucca e miglio principalmente, poi ci sono erbe aromatiche, cipolla. Trovate tutti gli ingredienti nel dettaglio in fondo nella grafica. Questo è il nostro miglio, che è ricchissimo di vitamine, non è un cereale solo per uccelli, fa benissimo anche per noi, soprattutto, come dicevo prima, per pelle, capelli, unghie. Insomma, in questo periodo ne abbiamo proprio bisogno ed è molto energizzante. La prima cosa che dobbiamo fare è lavare bene il miglio e scolarlo, poi andiamo ad aggiungere tutti gli altri ingredienti, che sono in questo caso la zucca tagliata a cubetti, la cipolla rossa, l'acqua bollente, io la metto già bollente, la noce moscata e un cucchiaino scarso di sale marino integrale. Vado a mettere sul fuoco, poi appena raggiunto il bollore copro col coperchio e lascio sobbollire per circa mezz'ora finché l'acqua si sarà ben assorbita. Controllate che non si attacchi sul fondo e vado a tritare nel frattempo le erbe aromatiche. Quando sarà pronto il miglio si presenta più o meno così, io mescolo bene il tutto in modo tale che anche la zucca si sciolga, diciamo. Aspetto che si intiepidisca o che si raffreddi, può anche essere una ricetta del recupero, ecco, quindi lo potete fare in abbondanza, mangiare così una sorta di minestra di miglio e poi con quello che rimane fare le vostre polpette. Vado ad unire le erbe aromatiche tritate, io ho fatto veramente un misto del pepe macinato fresco. E mescolo il tutto ed è giunto il momento di preparare le nostre polpettine, che vado a passare nel sesamo, che poi dopo praticamente quando si tosta ha un sapore veramente delizioso ed è ricchissimo di calcio e omega 3. E bene, ora preparo tutte le mie polpettine e le vado a cuocere in una padella dal fondo spesso, una padella antiaderente, con un goccio di olio buono, insomma, che sia anche di girasole ma biologico, oppure va benissimo anche l'extravergine, e non le muovo, le faccio proprio, lascio che si dorino un po' da entrambi i lati, poi le vado a trasferire in un piatto, le vado a insaporire con delle erbe aromatiche e fresche, quelle che abbiamo usato per l'interno. Se volete potete servirle anche con delle salse, tipo una maionese, la ricetta la trovate sul mio libro, o quello che preferite, insomma. Comunque una ricetta deliziosa davvero, che mi piace, mi fa bene. Io spero tanto che vi sia piaciuta, se è così fatemelo sapere, iscrivetevi al canale, seguitemi sui social e venite a trovarmi sul blog. Ciao, un bacione e alla prossima!